Sindaco, un concerto di beneficenza patrocinato dal comune di Porto Empedocle, qui alla parrocchia San Giuseppe Lavoratore. Sì, Natale Donne, con diciamo, l'organizzazione l'ha curata la professoressa Caterina Pistone, che ha coinvolto molti maestri, scuole di musica, per i professionisti nell'ambito musicale, che gratuitamente danno la disponibilità per questo concerto di beneficenza. Per la verità è la seconda iniziativa che anche come comune patrociniamo, e l'altra è stata il 15 in serata a Natale. Poi, dove invece lì sono raccolte una cospicua somma, devo dire, organizzato dalla giovanissima direttrice artistica Giulia Alletto. E oggi qua nel quartiere Grandi Lavori, che è un po' diciamo il punto dolens, perché qui ci sono tante famiglie che hanno tante necessità. A chi andranno a chi andrà il ricavato? Andranno le famiglie bisognose del paese, ma in questo caso non c'è una raccolta in denaro, ma proprio una raccolta di alimenti, quindi ciascuno ha portato liberamente ciò che ha voluto, continuerà a portarne, in modo tale che tutti possiamo fare un Natale sereno, senza problemi quantomeno alimentari, il che è già una gran cosa visti i tempi. Scusi Sindaco, altre iniziative da qui alla fine delle feste? Ah sì, ce ne saranno parecchie. Noi ora inaugureremo il villaggio di Babbo Natale a breve, in cui appunto saranno presenti delle onlus, anche, non so, pensando all'Africa, ma anche ai nostri poveri, perché come sapete tutti, in Italia, in Sicilia in particolare, sta aumentando in modo vertiginoso il numero delle persone che hanno gravi necessità. Quindi cerchiamo, perché alla fine un'amministrazione deve fare altro che soddisfare i bisogni della gente, a partire dai più bisognosi, da quelli che hanno appunto i maggiori bisogni. Grazie. Professoressa Caterina Pistone, organizzatrice di questa serata di beneficenza, chi si esibirà questa sera? Questa sera, diciamo, abbiamo tanti maestri con noi, non solo di Porto Empedocle, come il maestro Carmelo Salemi e il maestro Angelo Di Marco, musicisti jazz molto noti nell'ambiente jazz, non solo della nostra Porto Empedocle, Agrigento, provincia e in Sicilia e anche fuori dalla Sicilia. E poi abbiamo anche il maestro Bongiovi, che porterà degli alunni che suoneranno, della scuola media Vivaldi, dove io insegno e dove infatti ci saranno anche alunni miei che si esibiranno. Poi ci saranno il maestro Isabella Di Salvo, pianista di Real Monte, il maestro Battista Ferruccio di Cosenza, una violinista, e Giulia Di Stefano, flautista, e il maestro Luca Di Martino, che non è potuto essere presente, chitarrista. Don Gino, parroco della chiesa San Giuseppe Lavoratore, questa è la seconda edizione di questa serata di beneficenza che si organizza qui in questa chiesa. È un momento non soltanto di beneficenza, ma anche, penso, di ritrovo e di buona musica. Sì, abbiamo voluto riproporre questo concerto natalizio di solidarietà in preparazione a questo momento importante di solennità, di fede, di vita cristiana. Ringrazio l'organizzatrice la professoressa Caterina Pistone, che si è attivata in tutto questo, ed è un'occasione importante per sensibilizzare le coscienze ai valori cristiani, ai valori della solidarietà, ai valori del Natale, occasione per poter vivere un momento, ecco, di solidarietà, di distensione, di fraternità, di comunione, occasione per attenzionare le fasce più deboli della nostra comunità, provata in molteplici modi. Quante famiglie in difficoltà vivono situazioni di precarietà.